la notte un po' mi disegni e poi ti rassegni. Lunatica, che è il mio ultimo disco, parla di me senza veli, senza sorprese, perché per la prima volta mi sono scoperta lasciando filtrare quella parte di Silvia che invece per lungo tempo avevo conservato esclusivamente per me, perché io sono una persona molto solare, sempre molto ben disposta al sorriso, poi ho dei momenti di intimità nei quali invece sento proprio la necessità di chiudere il resto del mondo fuori dalla porta di casa mia, vivo sola, d'altro canto è proprio in questi momenti nei quali secondo me viene fuori poi la creatività. Ho girato un video con un regista meraviglioso che è Luciano Melchion, e un video molto particolare che dal mio punto di vista è quasi un mini film. Si riferisce alla canzone che si chiama Non c'è contatto, nella quale una donna grida ad un uomo, ma in realtà grida al mondo, che sta cercando un contatto che sia fatto di sguardi, di mani che si toccano, di complicità vera, mentre invece sempre più nel mondo questa cosa non avviene. Quando sono entrata a far parte del mondo Mattia Bazzaro, ho avvertito immediatamente la responsabilità dell'eredità che mi pesava sulle spalle, ovvio. Però venivo da 10 anni di grande gavetta nella quale le canzoni dei Mattia Bazzaro facevano parte di me, del mio repertorio, della mia storia, della mia vita. E quindi a quel punto ho lasciato che fosse l'istinto. Bravissima, una splendida voce. Belle canzoni. Un bel tono di voce. Regine è uno spettacolo teatrale che io ho voluto fortemente e che ho costruito, posso dire, nel corso di 10 anni di sogni, perché ancora non era mai il momento per metterlo in scena. Nasce dalla mia volontà di celebrare le più belle voci italiane e straniere per un motivo che è, secondo me, abbastanza insospettabile, cioè il fatto che io sono figlia di una timidezza senza precedenti. Quando ero bambina nessuno nella mia famiglia avrebbe mai potuto immaginare che io sarei arrivata ad esibirmi su un palcoscenico di qualsiasi genere, tantomeno quello sanremese. E ho vinto la mia timidezza grazie alla musica, grazie allo strumento voce, grazie quindi alla capacità di veicolare le emozioni attraverso la voce e portarle all'esterno e portarle al mondo. Without scare.